Test di cazzo. Ho appena finito il terzo ascolto del nuovo disco di Little Sims e raga, ho detto start il video. Facciamo una recensione bella, bella fresca. Però, che cazzo c'è da dire? Cioè, che cosa possiamo dire? Cioè, nel senso, cioè, che cazzo c'è da dire? C'è voi che avete ascoltato il disco per descriverlo, che cazzo dite? Non si può dire nulla! Non si può dire un cazzo! Ma cosa dobbiamo dire, porco Dio? È il miglior disco dell'anno! È colossale, porco Dio, è assurdo! Dura un'ora. Quanto cazzo dura? Un'ora e 5 minuti, un'ora e 9 minuti, non mi ricordo. Scorre di Cristo, è rappato da Dio. Le prod! Porco Dio, le prod, raga! Ma siamo pazzi! Ah! Ah! Cioè, ma. No, raga, comunque, seriamente. Allora, era Rappato di Cristo. Cioè, già Grey Area era un disco fighissimo. Uno dei dischi più fighi degli ultimi anni. Ma questo è proprio il pa sopra. Cioè, letteralmente. Ma che cazzo? Di che cazzo stiamo parlando, porca troia? Ma se io vedo Raffaele La Torre, Vittorio Pistone o Arno Zanello che mi dicono che il rap francese è meglio di quello UK, io vi sputo in bocca, vi taglio la gola, vi soffoco con un panno, vi lancio una Molotov nella macchina, vi faccio ratatà sulle vostre case, lancio una bomba, porco Dio, sul vostro posto di lavoro. Cioè, ma state veramente scherzando? Che cazzo di disco è questo, raga? Cioè, nell'anno in cui Pink Sifu ha droppato il suo miglior disco, Navi Blu ha droppato il suo miglior disco, K ha droppato forse il suo miglior disco a pari merito con The Shades of Kane, è uscito Hitler Wear Hermès 8, che è uno dei migliori dischi di Gang. E sicuro altra roba che in questo momento non mi sto ricordando. Comunque c'è anche altra roba molto fiera. Ah, sì, è uscito il disco di Dave che è colossale. Little Sims caccia sto disco qua. E noi che cosa possiamo fare? Ma possiamo solo tacere e. Porco Dio, quanto cazzo è una bomba! Ma vai perfetto, raga! Ma non c'è. Cioè, io veramente non ho un cazzo da dire. C'è tipo. Il beat cos'è? Fear of No Man, come cazzo si chiama? Il beat di quel pezzo è tipo il miglior beat degli ultimi 5 anni, raga. È pauroso. Porco Dio, raga, ma che cazzo di recensione è questa? Non è una recensione. È un. Porco Dio, raga, è un'omelia per dire quanto Little Sims. Porco Dio, ma non è possibile fare un disco del genere, Dio can. Non è possibile, Dio porco. Non è veramente possibile, porca troia. Cioè, non so più che cazzo di aggettivi usare. Perfetto. È rappato, perfetto. È scritto, perfetto. È prodotto veramente da letteralmente Dio Can. Cioè, porco Dio. Dio cane, chi cazzo ha prodotto sto disco che gli voglio dare tutti i miei soldi? Prendi i miei soldi, prendi i miei soldi. Dio porco. È assurdo. No, basta, basta, smetto di costa roba perché sto, non è più una recensione, è letteralmente io che succhio il cazzo. Quindi, vabbè, è il miglior disco dell'anno, uno dei migliori dischi degli ultimi anni. Potete andare a fare, cioè nell'anno in cui ha droppato Dave, uno dei il mio rapper UK preferito e uno dei miei rapper preferiti in assoluto. Il miglior disco UK non è suo. Quindi raga, di che cazzo stiamo a parlare? Bella per Little Sims, bella per sto disco clamoroso. E se vedo qualche figlio di puttana che osa dire che non è autio, che osa dire che la Francia è meglio, ma mi potete succhiare i coglioni. Fritz Corleone mi succhi i coglioni, Buba mi succhi i coglioni, porco di un bastardo Dio. Cioè veramente, quando Buba farà un disco, un decimo di questo, Dio Can, mi metterò a succhiare il cazzo a Raffaele La Torre. Ma visto che non succederà mai, verginello di me, no scherzo dai. Verginello di merda. Fatti sotto, pezzo di merda! Voi video finito.